Casa Sanremo è l'area ospitalità che da sempre, da 9 anni in qui, ha cercato di costruire un'opportunità di lavoro diverso per gli addetti al mondo dello spettacolo e della musica. Questa è un'area ospitalità dove si trovano tanti angoli per poter lavorare sereni, per poter ascoltare il festival la sera durante il momento della diretta dall'Ariston, ma anche un momento per ripararsi e rifugiarsi da quella che è il vero fermento che c'è in città legato proprio alla kermesse sanremese. Abbiamo un contenitore che oggi ha tanti pezzi che compongono questo spazio, uno spazio che ospita in questa settimana 270 eventi che vanno dal mondo della musica passando per il mondo del sociale, abbiamo un momento fashion, abbiamo un momento gastronomico, quindi abbiamo cercato di portare in questo contenitore un po' quella che è l'italianità, le eccellenze d'Italia che si raccontano nella settimana del festival, che è la settimana dedicata all'Italia intera dal punto di vista musicale, perché poi è l'evento più ascoltato dagli italiani nel mondo. Quest'anno una bella area l'abbiamo dedicata a un campo di calcetto per un torneo, il torneo dei fiori. Casa Sanremo è aperta al pubblico dalla mattina alle 10 fino alle 4 del mattino successivo. Abbiamo delle aree protette come il roof dove ci troviamo in questo momento e la sala Mango, il resto è aperto con la sala Limoni da Gardenia per la parte fashion, abbiamo un Alice Theater con dispensa italiana dove raccontiamo l'Italia dal punto di vista gastronomico e tante altre aree espositive come l'Optima Theater, la Fondazione Diana con il progetto legato al mondo dell'associazionismo, quindi abbiamo tante attività da raccontare, 270 eventi che potete seguire sia dal Palafiori, chi sta a casa invece sul nostro sito e sulla fanpage legata a Casa Sanremo.